Amici di Otto Channel, buongiorno dallo stadio Partenio Lombardi. Siamo pronti per la conferenza stampa di Walter Alfredo Novellino in vista di Avellino-Palermo. Il mister è già seduto, lo ringraziamo per averci atteso qualche istante. Mister, la prima domanda è ovviamente relativa a questa partita contro un Palermo ferito dalla sconfitta per 3-0 in casa col Cittadella del presidente Zamparini, che lei ritrova. Se ci parla un po' innanzitutto di questa partita vista dal rapporto che lei ha col presidente Zamparini, che ha avuto ai tempi del Palermo. Beh, direi partita importante anche per noi, non solo per loro. Sappiamo benissimo l'importanza della gara, che loro è una squadra costruita per vincere il campionato. Al di là di questo, io devo pensare ai miei, vorrei che i miei siano carichi nel momento giusto, da oggi, a pensare che questa gara è molto importante, al di là della classifica, al di là di... È importante perché arriva una signore squadra, una squadra che ha avuto un po' la difficoltà, però una squadra che ha dei giocatori che possono crearti grandi difficoltà. Io spero che i miei lo capiscono questo, sanno benissimo che dobbiamo dare continuità, ma di carattere, soltanto questo. Io voglio solo il carattere, perché giocare loro lo sanno fare. Non si ottiene niente senza carattere, non si ottiene niente per sentito dire, non si ottiene niente per questo o per quell'altro, si ottiene soltanto giocando con cattiveria agonistica, intendo dire io, e io questo lo pretendo domani. Zamparini invece ha detto per vincere, non c'è chiesto. Ma Zamparini va sempre per vincere, non tutti credo che vanno per vincere, una persona molto buona, persona spontanea, e delle volte dice delle cose che dice, ma io lo rispetto perché è una persona che abbiamo vissuto 2 anni e 3 mesi insieme, ma i 2 anni di Venezia sono stati 2 anni straordinari. Avevo la valigia sempre pronta con lui, credo che tutti gli allenatori hanno la valigia sempre pronta. Però caratterialmente lui mi ha sempre apprezzato, abbiamo raggiunto un traguardo importante, no? A Venezia. Però al di là di questo io non voglio ricordare il passato, non me ne frega niente. Vorrei soltanto dire ai miei ragazzi che la partita voglia il carattere, non le chiacchiere. Passato recente c'è stato il Palermo sconfitto in casa dal Cittadella, manco a farla apposta, in coincidenza di voci venute fuori riguardanti la situazione societaria. Prima di addentrarci nel discorso Avellino, questo contraccolpo psicologico che poi ha avuto la squadra palermitana, pensi che possa portare avanti questa mentalità anche domani, oppure è stato un blackout improvviso o altri motivi secondo te di questa sconfitta che non era assolutamente pronosticabile? Tengo a precisare che Cittadella è una signore squadra, bisogna saperla affrontare. È ovvio che può darsi che hanno risentito di qualche tensione diversa diciamo un fuori onda, tra virgolette, ecco, diciamo in questa maniera. Però sono professionisti, sono gente che devono pensare al campo, perché io credo che Zamparini non ha fatto mai mancare niente a nessuno, come la nostra società idem. Noi dobbiamo pensare a giocare in campo. È chiaro che domani affrontiamo una squadra, come ho già detto prima, arrabbiata, ma vorrei tanto che noi siamo un attimino un po' di più. Senti mister, è giusto e sacrosanto guardare sempre in casa propria, però devo dire che per una tua anche, come dire, necessità tecnica e tattica, oltre che di curiosità, diciamo di mestiere, quindi da allenatore, avrai sicuramente spiato, come tutti, Palermo Cittadella, quindi ti sarai fatto un'idea del prossimo avversario, che è il Palermo, e anche della Cittadella, che fra 2 turni sarà avversario del tuo Avellino in casa. La domanda che parte da questa considerazione è: il tuo Avellino dovrà essere spregiudicato o attaccare al massimo e dall'inizio come ha fatto il Cittadella con il Palermo domani? Noi giustamente dobbiamo chiudere le giocate loro e ripartire
come sappiamo, come stiamo giocando ultimamente? Perché io vorrei tanto che i miei giocatori capiscono che ci sono dei momenti della partita che si può vincere, e a Frosinone c'era questo momento, e domani noi dobbiamo saperlo affrontare questa partita, perché il Palermo è una squadra, io la conosco, c'ha dei giocatori che ti possono creare delle difficoltà, però anche noi abbiamo una struttura nostra importante, perché a Frosinone, come ho detto prima, ci vuole quel pizzico nel capire che è il momento di vincere le partite, allora qualcuno deve, qualcosa di esperienza in più possiamo avere, ecco. Ecco Walter, a parte le grosse difficoltà che propone un avversario di rango come il Palermo, insomma già di per sé molto difficile da affrontare, insomma la tua squadra si ritroverà ad affrontare i siciliani senza probabilmente il migliore centrocampista a disposizione, quello diciamo tra virgolette meno sostituibile, Francesco Di Tacchio, che insomma è un ragazzo molto intelligente tatticamente, sa coprire gli spazi e soprattutto fa un grande gioco nel non possedere sesso è lontano dalla palla. Ecco, questo insomma è un handicap non di poco conto da parte dell'Avellino. Sì, è un handicap, sì, però abbiamo Moretti, ha l'occasione di giocare nel suo ruolo, l'occasione di dimostrare quello che vale, ha la possibilità, vorrei tanto che lui abbia la possibilità di fare quello che si sente di fare in quel ruolo, perché quello è il suo ruolo. Poi viene aiutato da due interni molto bravi, sono convinto che ecco, dobbiamo sopperire un attimino questa mancanza che dicevi tu, però io sono convinto che chi scenderà in campo darà il massimo, ecco, quello è fuori dubbio. Mister, buongiorno, domani sarà una partita importante per l'Avellino perché arriva una corazzata del campionato, però non possiamo trascurare l'incontro di oggi che ci sarà tra il presidente e i tifosi. Voglio sapere se è riuscito ad isolare la squadra da queste vicende societarie e soprattutto il suo punto di vista. Ma il mio punto di vista è quello di guardare la partita, come di guardare, non sono retorico nelle cose, io credo che è un incontro giusto che ci sia tra la società e i tifosi, ma abbiamo un presidente che sa il fatto suo, i tifosi, noi abbiamo bisogno dei tifosi, fuori dubbio, noi a Frosinone avevamo dei tifosi straordinari che ci hanno trascinato, ma io sono convinto che tutto si sistema, ecco, con grande risultato domani. Volevo chiederti come Star De Magni si è superato i problemi influenzali e poi nella logica del turnover tra i portieri, come pensi di regolarti, visto che Radu è tornato dalla nazionale Malizierini, comunque a Frosinone ha fatto una buona partita. Si va avanti, sono tutti e due bravi, si va avanti per la propria strada, no? E Matteo ha fatto allenamento stamattina, vedo molto bene Bidawi, è un giocatore che ci possa dare ampiezza, profondità, è un giocatore che ci può dare una mano, però ecco stamattina c'è stato un problema con Migliorini che ha accusato un attimino un problemino, vediamo un attimino. Che problema? Non lo so, bisogna chiederlo al dottore. Mister, un'altra domanda, la difesa 3 sembra dare maggiori garanzie, le chiedo se nella sua testa per caratteristiche vede Ngawa e Marchizza come interpreti favoriti anche in futuro, senza nulla togliere agli altri, proprio per questo modulo. Ma stanno rispondendo bene, grazie di questa domanda, stanno rispondendo bene, sono giocatori, domani è una partita, bisogna mettere questo, bisogna mettere qualcosa di più caratterialmente e giocarla senza timore, senza paura, con massimo rispetto del Palermo, però giocarla con la determinazione giusta, e questi ragazzi Ngawa e sia lo stesso Marchizza stanno dimostrando, ecco, finalmente ho avuto la possibilità di avere Marchizza, possibilità di averlo a tempo pieno, perché con questi nazionali non si riesce, però io credo che la difesa 3 sta rispondendo bene, stanno rispondendo bene tutti, insomma. Io sono convinto che abbiamo raggiunto un buon equilibrio. E domani abbiamo tutto per...
queste sono partite in, io insisto molto nel dire ci vuole qualcos'altro per ottenere un grande risultato. E non è vero che queste partite non vanno caricate, vanno caricate, vanno sapute caricare. E io credo sempre, io vi dico il mio pensiero, che un tempo della partita si gioca durante la settimana e il secondo tempo si gioca in campo. Io spero che i miei giocatori questo lo spero che ce l'abbiano in testa questo. Mister, buongiorno. Giocherà molto probabilmente nel Palermo Gnaoré al posto di Muraschi, cioè che è un giocatore molto fisico anche insieme a Iaiolo e Ciocev, quindi il Palermo è un centrocampo molto fisico. Manca Di Tacchio. Le vorrei chiederle se questo aspetto, questo gap fisico che si viene a creare la preoccupa. Ma loro possono far giocare anche Coronato interno e Embolo mi sembra seconda punta. Gnaoré è un giocatore che a me piace, è un giocatore fisico, come hai detto tu. Ma onestamente io di loro ho molto rispetto, ma come ho detto prima, un tempo si prepara la partita in settimana e un tempo al sabato. Senti Walter, volevo chiederti, queste due gare assolutamente insomma positive giocate in trasferta proprio consecutive sia a Perugia che a Frosinone, soprattutto quella a Frosinone insomma ha restituito indubbiamente un Avellino insomma molto più carico, un Avellino che ha saputo dimostrare di potersela giocare anche al cospetto forse a mio avviso del migliore attacco del campionato, quello frusinate insomma quindi insomma anche se diciamo viene il Palermo ma l'Avellino se la gioca alla grande. Sono d'accordo. Avellino deve giocarsela con tutti, sono d'accordo. È solo la questione. Io quando facevo il giocatore la partita la preparavo durante la settimana. Perché dovevo far crescere i miei figli e dovevo diventare un po' più ricco. Ecco. E la preparavo durante la settimana. E il sabato e la domenica giocavo, insomma. Questo voglio dai miei giocatori. E sono convinto che pensando alla partita durante la settimana, tornando al tuo discorso, sono convinto che noi possiamo fare una ottima gara. Mister, nel derby Paghera è stato uno dei giocatori che ha pagato di più lo scotto, potrebbe essere lui, dovrebbe essere lui a sostituire domani Di Tacchio, ha festeggiato a Frosinone la 200ª presenza in Serie B, come lo ha visto questa settimana, è rientrato proprio dicevamo col Frosinone dopo essersi fermato in quel derby, anche psicologicamente lo vede recuperato? Sì, sarei felicissimo che venga aiutato se dovesse giocare. Perché è un giocatore importante per noi, io ritengo tutti importanti nella rosa, perché la rosa dell'Avellino è una buona rosa. È chiaro che quella partita non l'ha pagato solo lui, l'abbiamo pagato un po' tutti, ma fa parte del WOS, no? Dicono gli inglesi, del passato. Noi dobbiamo credere nel presente, il presente dice che lui ha fatto una buona gara a Frosinone. Sono convinto se dovesse giocare potrebbe giocare bene anche domani con l'aiuto del nostro pubblico. Mister invece ha detto di Migliorini non al top, Swagger come procede il suo recupero? Non ha detto al top, ha accusato un piccolo fastidio, vediamo un attimino. Ecco. Swagger invece mister? Swagger è in ripresa, è convocato. Faccio un'ultima domanda sugli esterni, a grande abbondanza sa tirare fuori il meglio dai suoi esterni, Molina, c'è questo Falasco che ha fatto un'ottima impressione a Frosinone, la soluzione magari può essere di Molina a destra, Falasco a sinistra, come ha visto tutti in questa settimana i ragazzi che sono sempre molto disponibili ad assimilare quello che lei vuole e i suoi dettami? No, onestamente abbiamo lavorato bene. Sono dei giocatori, sia Molina, sia Lorenzo, sia lo stesso Falasco, che possono far benissimo quel ruolo. E Falasco l'ha dimostrato, insomma. Io spero che lui possa dimostrare domani quello che vale. Chiudiamo. L'ASIC ovviamente è stata la settimana del suo intervento chirurgico, lo ha sentito. Sì. Tutti a fare il tifo per lui, se ci può svelare un retroscena, se ha avuto modo di parlare con lui. No, ci ho parlato proprio martedì, l'ho chiamato
e gli ho detto proprio nel momento che avevi la casacca da titolare, la maglia, no, la casacca, scusate, stava facendo anche bene, purtroppo la vita è questa e dobbiamo andare avanti. Bene, grazie a voi. Ciao. E quindi abbiamo ascoltato mister Novellino, che come sempre regala sorrisi e grande cordialità. Sta chiedendo lumi sulla pronuncia corretta di Bitaoui. Io prendo postazione, mister, seguiamolo ancora un po'. Orlando, seguiamo il mister, sta parlando della pronuncia ovviamente di Soufiane Bitaoui. Va via mister Novellino, e quindi andiamo un po' a tirare le somme dopo questa conferenza stampa. Avellino che arriva a questa sfida col Palermo, forte di 3 risultati utili di fila, 3 pari, c'è l'opportunità di sfruttare il fattore Partenio Lombardi per monetizzare questi 3 pareggi di fila. È chiaro che contro una delle squadre più importanti del campionato, anche se reduce dalla sconfitta casalinga per 3-0 contro il Cittadella, l'Avellino che però ha fatto eccezione per il passo falso nel derby, ha raccolto tantissimo qui al Partenio Lombardi le mura amiche tra lo scorso campionato e quello attuale. Per quanto riguarda quindi il possibile 11 iniziale, andiamo a ricostruirlo pur dovendo verificare a questo punto la situazione di Migliorini. Avellino che andrà avanti col suo rodato ormai 3-5-2 con Radu tra i pali, ha mandato in archivio gli impegni con la Romania Under 21 e si appresta a riprendersi il posto da titolare ai danni tra virgolette di Lezzerini. Difesa a 3 che dovrebbe essere composta da Marchizza a sinistra, Migliorini centrale e Ngawa a destra, ma a questo punto il condizionale diventa d'obbligo. Swagger non è al top, ha fatto differenziato per tutta la settimana e sta rientrando gradualmente in gruppo, e quindi in caso di forfè di Migliorini è facile immaginare che sarà Kresic il deputato a vestire una maglia da titolare. Per quanto riguarda il centrocampo, lo abbiamo capito, lo ha fatto intendere a chiare lettere Novellino, Falasco sarà titolare sulla fascia mancina di un centrocampo a 5 che sarà completato da Moretti in cabina di regia e da Paghera e D'Angelo nelle vesti di interni. D'Angelo al rientro dopo un turno di squalifica. A destra Molina sembra nettamente in vantaggio su Lorenzo Laverone per partire nell'undici iniziale. In attacco occhio alle condizioni di Matteo Ardemagni, lo ha lasciato intuire invece qui Novellino. Bitaoui si è ben mosso durante la settimana, ha avuto invece qualche problemino Matteo Ardemagni, potrebbe partire Bitaoui titolare alle spalle o al fianco di Gigi Castaldo se Ardemagni non dovesse farcela. Abbiamo sentito anche in settimana le dichiarazioni del presidente del Palermo Maurizio Zamparini, che ha detto ad Avellino andiamo a vincere in maniera perentoria. Palermo che sta attraversando delle vicissitudini societarie molto importanti per un'istanza di fallimento presentata per un presunto debito di 70 milioni di euro, vicende societarie che riguardano anche l'Avellino, lo abbiamo ascoltato, abbiamo interpellato anche Novellino. Questo pomeriggio alle 17 l'atteso incontro pubblico in via Tagliamento da Avellino tra il presidente Walter Taccone e i tifosi, capitanati dal direttivo della Curva Sud. Sarà un pomeriggio molto caldo, infuocato, l'auspicio per i colori bianco-verdi che possa essere il punto d'inizio per un nuovo equilibrio che in questo momento manca. Io vi ricordo a questo punto gli appuntamenti con la nostra informazione sportiva per seguire ancora in maniera più dettagliata l'Avellino. Domani sera alle 21 il consueto appuntamento con Derby Serie B, Carmine Quaglia e i suoi ospiti per andare nell'analisi di questo Avellino Palermo e ovviamente per seguire anche la Salernitana, al format dedicato alle squadre campane. E poi domenica alle ore 21:0825 ospite il direttore sportivo dell'Avellino Vincenzo De Vito, il giornalista Silvio Lia Ferrara, ci sarò io e Angelo Giuliani alla conduzione. Per partecipare sapete tutti i riferimenti che trovate anche sul nostro portale ottopagine.it, sms, whatsapp e whatsapp audio. Nel frattempo però è davvero tutto, vi rimando per gli approfondimenti al TG Sport delle 14:30. Do il mio ringraziamento alla parte tecnica ad Orlando Matarazzo, in regia ad Aldo Fenizia e alla regia restituisco la linea dallo stadio Partenio Lombardi.